In onda. Allora, uno degli elementi più importanti che abbiamo nel lavoro di cani per salvarsi dalle coltellate è quello di crosswalk. Cioè, vale a dire, se io muovo e attacco un rovere da destra, un rovere si mette in posizione e praticamente utilizza la mano opposta per andare a tagliare l'attacco. Abbiamo già spiegato mille volte che non si fa il lavoro al contrario, a meno che non si è sorpresi, no? Quindi ci sta il fatto che magari Manuele mi attacchi e io non sia messo in una posizione corretta, quindi non riesco ad andare a incrociare, magari sia qui a aprire la porta, a fare qualcosa, non mi accorgo di essere attaccato, nel momento in cui non mi accorgo di essere attaccato, utilizzo la mano sinistra per poi fare cosa? Per poi magari doppiare e andare avanti e continuare a lavorare. Perché se io magari sono qua, apro macchina, mi trovo, bam, e mi trovo spiazzato, allora a questo punto qua riesco a muovere e a fare crosswalk. Perché? Perché ovviamente se attacca e io sono qui, lo sappiamo, c'è la palestra, tutto va bene, posso provare a fare qualcosa. Ma se lui magari cambia semplicemente la linea, io lo aspetto Aldo e lui cambia la linea, mi taglia la pancia, non c'è modo di poterlo tracciare. Ok? Quindi questi lavori qui per entrare col coltello sono da lasciar perdere. Anche perché l'accoltellatore bravo non è che viene avanti con la faccia, cioè l'accoltellatore bravo nel momento che accoltella tiene davanti uno sperone. Quindi è difficile anche semplicemente che questo colpo vada a segno. La maniera migliore per gestire una coltellata è sempre crossbow. Però se la maniera migliore è sempre crossbow, se noi vogliamo essere dei coltellatori cattivi, dobbiamo anche porre in essere tutto uno studio collegato al fatto di distruggere la piattaforma di crossbow. Quindi, nel lavoro che faremo, andiamo ad analizzare bene come facciamo, con dei trucchi, con degli stratagemmi, a battere crossbow. Perché se la base è tapi tapi, nel lavoro del mio difensore, che ovviamente non è che farà il pendolo, qui andremo avanti dei giorni a pendolare, cioè ti farà passare la volta e poi entrare in chiusura subito cercando di percuotermi o di togliermi il coltello, di utilizzare il coltello per uccidermi, per danneggiarmi, può fare anche semplicemente in modo che io molli il coltello che cade per terra, no? Quindi non faremo nella realtà il tapi tapi, però il tapi tapi è un esercizio molto importante perché serve per mantenere il contatto con il coltello. Qual è la questione? La questione è questa: nel momento in cui il coltello è libero, il mio braccio è libero di muoversi nello spazio, io posso fare migliaia di ellittiche, nel momento in cui c'è anche solo un contatto, beh, diventano meno le ellittiche possibili. Quindi, se è vero che scappare esiste solamente nella mente degli scemi che non hanno capito il combattimento con il coltello, la possibilità vera che abbiamo per sopravvivere è quella di dare in pasto al nostro avversario per un po' di secondi le braccia. Se si tratta di un attacco che è sorretto da, come dire, una forte passione, una forte crene, bene, potranno esserci anche 50 coltellate. Se l'attacco, come la maggior parte dei casi, può verificarsi fuori, che non è collegato a dei sentimenti forti tra le persone che sono collegate da un'amicizia, da un lungo periodo di convivenza e quant'altro, si tratterà di qualche coltellata per fuggire immediatamente, perché la maggior parte degli aggressori che attaccano vogliono fare in fretta perché non vogliono essere scoperti. Più rimangono sul luogo del delitto, più rischiano di essere scoperti. Quindi nella loro testa hanno già l'idea di scappare il più rapidamente possibile in caso dovessero utilizzare un'arma. Quindi la difesa personale deve essere studiata in base a quella che è la statistica verifica degli eventi sulla strada. E come abbiamo fatto noi, facendo dei lavori statistici, ci si accorge che le coltellate non sono infinite, le coltellate possono essere 4, 5, 10 coltellate, possono essere un lavoro di 10, 20 secondi, non di più. Quindi il vero senso dell'operazione, il vero senso che noi possiamo mettere in atto per poterci salvare è quello di sentire l'avversario, cercare di frapporre tra quelli che sono i bersagli principali e il coltello e le braccia. Quindi dobbiamo pensare di fare un sacrificio delle braccia, ok? Man mano che andiamo avanti e studiamo le dinamiche del coltello in attacco,
attacco, man mano la difesa non migliora. Perché? Perché tutti quelli che pensano di capire qualcosa di difesa personale, facendo due o tre tecniche di difesa di coltello, non sanno quello che stanno facendo. Nel senso che se io sono molto bravo nell'utilizzo di un'arma, io posso sviluppare una difesa. Se io non ho nessuna contezza di come funziona l'arma, e io la difesa la sto inventando, la sto raccontando, quindi bisogna cercare di capire bene il funzionamento. Man mano che il livello della mia skill del combattimento con il coltello aumenta, aumenta di riflesso anche la skill della difesa. Ed ecco perché le migliori scuole di combattimento di coltello nel mondo fanno un buonissimo lavoro per capire come funziona il coltello, come devo fare io adesso da coltello attivo. Cioè, come faccio a uccidere? Come faccio a uccidere nella maniera più violenta possibile, facendo più in fretta possibile, cercando di utilizzare le metodologie che sono anche dei trick per fare in modo di entrare fregando il mio avversario. Una volta che ho tutto questo ben chiaro, io ho una skill difesa importante. Una volta che ho il maneggio, comincio a pormi delle domande su quella che è la difesa, dicendo: ok, in questo caso qua come lo risolvo? Ok, cerchiamo di risolverlo così e così. Poi spesso nella difesa personale da coltello ci sono dei vizi metodologici nella mentalità e nel pensiero, ok? Allora, due persone che possono essere molto addestrate, da tanto tempo si addestrano, che hanno lo stesso livello magari di skill nel maneggio del coltello e si ritrovano nella condizione di dover combattere veramente nella realtà e uno dei due è munito di coltello e l'altro no, per quello che non è il coltello ci sarà ben poca soluzione, ci sarà uno morto. Non c'entra a fare, se tutti e due hanno la stessa skill di coltello, quello che ha il coltello e l'altro è disarmato, a meno che non ci sia una botta al culo, quello che è disarmato morirà. Cioè, non esiste una tecnica infallibile per salvarsi dalle coltellate, questa cosa non esiste. Ma esiste un'altra cosa, esiste la persona che è attestata maneggio del coltello, che diventa brava nella difesa personale, e si ritrova all'esterno ad avere a che fare con persone che fortunatamente non hanno raggiunto la sua skill. Allora lì si parla di difesa personale con il coltello. Cioè, quando si mettono al pari due persone, una con coltello e una senza coltello, e queste qua hanno la stessa pratica marziale, gli stessi anni, gli stessi studi, lo stesso addestramento, la stessa velocità, quello con coltello vincerà sempre, perché andrà sempre a 100 in più rispetto all'altro che coltello non ce l'ha. Quindi quando si pensa che debba esserci una soluzione magica per salvarsi dal coltello e che se è tutto quello che non è magico non vale, questo è un vizio metodologico grave. Devi essere un coglione per pensare in questa maniera qua, no? È come pensare che il gel della box non funziona perché non tutti i gel buttano giù l'avversario. Cioè, può capitare che tra due campioni a livello mondiale si facciano tutti quanti round e nessuno dei due vada giù. Cosa vuol dire? Che le tecniche del pugilato non funzionano? No, semplicemente è che i due praticanti sono ad un livello di skill molto simile l'uno agli altri e le tecniche diventano meno efficaci, non vuol dire che le tecniche non sono funzionali. Lo spiego meglio, nel Brazilian Jiu-Jitsu ci sono centinaia di tecniche, ok? Va bene, possiamo vedere due nere che lottano magari in una competizione e arrivare alla fine che nessuno dei due ha finalizzato. Vuol dire che le tecniche del Brazilian Jiu-Jitsu non funzionano, vuol dire che gli armbar non funzionano, che Kimura non funziona, che ghigliottina non funziona. No, niente di tutto ciò. Semplicemente vuol dire che i due praticanti sono ad una skill molto elevata e non riescono a portarsi le tecniche perché hanno delle contromosse efficaci. Ma non vuol dire che non funziona il Brazilian Jiu-Jitsu. Allora, perché quando abbiamo a che fare con due praticanti di coltello che magari hanno la stessa bravura e uno si trova con coltello e l'altro senza coltello, quello col coltello vince? Perché ci preoccupiamo di questo? C'è il vantaggio dell'arma che nelle altre occasioni non esiste. Cioè, l'arma è un amplificatore enorme, come è un equalizzatore importantissimo. Perché a livello di peso possiamo far gareggiare un lottatore da 100 kg con una ragazzina che ne pesa magari 50 e a parità di cintura pensare che la ragazzina vinca? È impossibile da pensare, ok? Ma immaginiamo invece una ragazzina di 50 kg contro un paio di uomini da 100 kg e la donna che sa utilizzare il coltello. Si comincia a ficcare delle coltellate, basta che ne accoltella male uno, l'altro scapperà. Quindi sono dei problemi metodologici che le persone che non capiscono un cazzo di coltello risolvono in una maniera banale. Nella realtà il problema di difesa personale del coltello è un problema importante che non può avere una soluzione semplice, ha sempre delle soluzioni complesse perché il problema è complesso, non è semplice.
Quindi cosa facciamo oggi in questa lezione? Andiamo a cercare degli strumenti per battere questo sistema di lavoro, per fare in modo di entrare e uccidere il nostro avversario, lavorando sulla piattaforma di Crossblock e di TapiTap, in modo tale che lui continui a fare il pendolo, in modo tale che si addestri comunque a fare il pendolo, e sul fatto che io mi addestro ad andare a ingannare all'interno di una piattaforma mobile. Quando si fanno questi lavori qua, a livello successivo, al passo successivo, ci sarà poi quello che è il suo lavoro per fare in modo di battere la mia mossa. Ma adesso pian piano vediamo come fare. Allora, una delle prime cose che possiamo fare nel momento in cui andiamo al contatto è quella, per esempio, di andare a prendere la mano e rallentare la discesa di crosswalk, in modo tale da permetterci di entrare rapidamente nella pancia. Quindi questa è una delle prime strutture che noi possiamo utilizzare. Io vado semplicemente a pinzare, diciamo, con il posto. Io, quando mi trovo in questa condizione qui, vado a pinzare il braccio, in maniera tale da non impedire la discesa, perché se io vado a pinzare il braccio in questa maniera, mi strappo verso il basso, io non sono in grado di trattenerlo. Però se io lo fermo, anche solo una frazione di secondo, lui non è più in grado di seguirmi, se io cambio lato. Quindi se io faccio questo, è molto più facile che riesca ad agganciarmi. Okay? Sarà poi la sua bravura di cercare di spingere il basso con il gomito o di prendere il mio braccio e di staccarlo. Allora, sapendo che io entro un blocco, riesco a entrare, quando cominceremo a lavorare sul serio anche sulla difesa, cosa succederà? Io entrerò, bloccherò, Emanuele farà subito uno sgancio, in maniera tale da permettere di nuovo il tap-tap, no? Quindi ci saranno le prime volte dove si lavorerà semplicemente a prendere, in modo tale da permettere questo tipo di lavoro, e si ricomincerà a fare il nostro lavoro di tap-tap. Ci saranno invece delle occasioni dove io vado a prendere, Emanuele sgancia e si toglie, in modo tale da permettermi il flow senza essere tagliato. Quindi uno dei primi sistemi su angolo 1, e cominceremo a vedere prima tutti questi per poi andare dall'altro lato, è proprio quello di andare a prendere il braccio trattenendolo in una frazione di secondo. Non è necessario tirarlo, perché non c'è abbastanza forza per tirarlo, ma c'è abbastanza forza per limitare il suo movimento di seguirmi per una frazione di secondo. Cominciamo con questo.